L'Orchestra Giovanile per la Pace, festival internazionale presso il Teatro Antica di Segesta. Come nasce questa iniziativa? Ma l'iniziativa affonda le sue radici nell'esperienza che abbiamo maturato nel 2013, quando come scuola abbiamo istituito e costituito l'Orchestra Giovanile del Mediterraneo, formata da, con protocolli d'intesa con alunni del Conservatorio di Beirut, di Atene, di Tunisi e del Liceo Regina Margherita di Palermo. È stato il primo concerto per la pace fatto al Teatro Greco di Segesta nell'ambito del progetto In Rete il Cammino della Speranza, che coinvolge 8 paesi, 40 scuole di 8 paesi del Mediterraneo, e quindi abbiamo ritenuto di dover proseguire questo percorso. Questo percorso che avrà una 3 giorni a partire dall'1 giugno alle 18 con l'Orchestra Congiunta del Liceo Musicale Almair di Alcamo e Verga Carducci di Trieste. Il 2 ci sarà il Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo con l'Orchestra Giovanile Libanese, con il corpo di ballo e il coro polifonico, e il 3° giorno l'Orchestra di Fiati e Percussioni del Liceo Musicale di Modica. Questo vuole essere semplicemente l'inizio di un percorso che ci porterà il prossimo anno al debutto dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, che insieme ad altri colleghi sto coordinando a livello nazionale e che avrà un anticipo quest'estate a luglio con i corsi di perfezionamento a Sermoneta nel Lazio. L'importanza della sua presenza per questo scambio tra il liceo alcamese e quello triestino. Ecco, noi abbiamo fatto questo scambio, abbiamo iniziato a farlo già 3 anni fa, l'abbiamo pensato all'inizio quando era appena nato il liceo musicale qui ad Alcamo. Ci abbiamo lavorato 3 anni perché non è sempre semplice spostare i ragazzi da Trieste fino in Sicilia, ma finalmente quest'anno ci siamo riusciti, devo dire con grande orgoglio da parte nostra, perché Sicilia è un bellissimo paese, ci siamo felici di essere ospiti qui dal liceo Almair, e soprattutto i ragazzi suoneranno assieme con i ragazzi qui del liceo di Alcamo, e quindi questo condividere un evento così importante per la pace nel teatro di Segesta sarà qualcosa di unico per loro, una bellissima esperienza. Quante ragazze sono venute e che tipo di musica potremo ascoltare al Teatro Antico di Segesta, premettendo che la manifestazione inizia giovedì? Sì, allora siamo arrivati con 15 ragazzi e suonano un po' vari strumenti, abbiamo portato sassofonisti, percussionisti, violinisti, flautisti, e quest'oggi potranno a cantanti, quindi questa sera sentiremo sicuramente la nostra cantante, il nostro gruppo di flauti, e mentre domani potremo sentire i ragazzi che suoneranno tutti insieme in orchestra, quelli siciliani e quelli triestini insieme, e sono sicura che questa sarà un'esperienza per loro veramente positiva, perché attraverso la musica d'insieme sicuramente si possono imparare molte cose. Si sta verificando un boom di iscrizione, come lo spiega? E qual è l'approccio dei ragazzi nei confronti degli strumenti che poi debbono suonare per fare i concerti? Ma la crescita del liceo musicale in Italia sta diventando veramente una grande realtà, non solo musicale ma anche dei licei coreutici che si sono diffusi tanto in Italia. L'approccio dei ragazzi, chiaramente soprattutto nei primi anni hanno un approccio ancora molto legato al gioco, diciamo, però piano piano, diciamo, grazie al nostro aiuto, cercano di maturare una personalità musicale che possa farli crescere anche dal punto di vista tecnico, musicale, strumentale, insomma. Allenamenti e prove al liceo Vito Falzio Almair per il concerto per la pace che si apre domani sera al Teatro Antico di Segesta. Abbiamo con noi il piacere di avere alcuni studenti che si stanno preparando con grande professionalità. Scusa, tu ti chiami? Lara. Da dove vieni? Da Gorizia, però vado a scuola a Trieste. Che strumento suoni? Il flauto traverso e il pianoforte. Che tipo di arricchimento potrai trarre da questa esperienza, da questo scambio con lo studente alcamese? Beh, sicuramente sarà una bella esperienza, perché adesso stiamo provando e sta venendo fuori abbastanza bene. Tu ti chiami? Daniel. Da dove vieni, Daniel? Da Trieste. Come hai trovato l'approccio con i colleghi alcamese? Comunque sono tutti molto professionali. Comunque ho conosciuto tante persone, quindi sono comunque felice di questa esperienza. Da quanto tempo ti dedichi? Da 3-4 anni. Vuoi farne una professione o un hobby, per esempio passeggero scolastico? Professione.
Tu ti chiami? Chiara Raneri. Sei di Alcamo? Di Alcamo, sì, sì, di Alcamo. Tu sì. Che cosa suoni? Io sono il violoncello in orchestra e poi il pianoforte. Da quanto tempo suoni il violoncello? Da 3 anni. E questo, diciamo, connubio con i colleghi di Trieste e Gorizia sta funzionando? Sì, certamente è una bella esperienza perché abbiamo modo di confrontarci con altri ragazzi della nostra età e quindi di poterci scambiare le idee riguardo la musica e vari consigli. Tu che appello fai per domani sera, venerdì e sabato? Ti chiami? Federico Magro intanto. Intanto un invito a tutte le persone di Alcamo e anche di fuori paese di venire a vedere questo concerto perché sarà sicuramente bello. Cioè, saremo tante persone. Tu che strumento? Il fagotto e la chitarra. Da quanto tempo? Il fagotto ho cominciato quest'anno, però sono a buon punto per essere. Tu ti chiami? Giorgio. Da dove vieni Giorgio? Da Alcamo. Che strumento suoni? Io come primo strumento la tromba e come secondo pianoforte. Questo concerto che farete domani assieme con i colleghi, diciamo, di Trieste e Gorizia è sempre un arricchimento e uno scambio di esperienze? Entrambi, è una cosa molto bella, diciamo, perché no, nuova cultura, come si può dire, non glielo so spiegare bene, però è una cosa molto positiva. Ed emozionante. Molto emozionante, perché ovviamente persone nuove che suoni subito, poi loro specialmente sono arrivati oggi e devono già provare brani nuovi e cose, quindi c'è molto più impegno, più passione ed è una cosa molto bella.